Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche alle patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, patate lesse, latte, olio evo, zucchero, sale, lievito di birra fresco, uova. Per il ripieno, scamorza, prosciutto cotto e pomodori secchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, le patate che debbono essere ben fredde, l'olio, l'uovo e il tuorlo. Ed il sale e facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto risulterà un po' colloso. Trasferiamolo in una ciotola infarinata, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto. Con le mani unte con olio lo divideremo in due parti uguali e posizioneremo una parte in una teglia rivestita con carta da forno. Appiattite l'impasto con le mani. Prosciutto, il formaggio, i pomodori secchi. Coprire con il resto dell'impasto e con le mani unte ricoprire tutta la superficie, chiudendo bene i bordi. Far lievitare per altri 40 minuti il pan brioche in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il pan brioche. Spennellare la superficie con olio. Polverizzare con il rosmarino. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 30-35 minuti circa. Il pan brioche è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pan brioche alle patate, sofficissimo. Grazie e alla prossima ricetta.